Buonasera e benvenuti nel cuore della Sardegna. Dopo svariate ricerche siamo giunti. Sì, siamo archeologi per caso, ora ci mettiamo a fare Piero Angela. No, comunque nel dubbio. Siamo venuti in un paesino in provincia di Oristano che si chiama Pauli Latino, dovrebbe essere, poi Massimo verrò corretta come sempre per i nomi. E siamo in un sito archeologico di Santa Cristina. C'è un nuraghe, il classico nuraghe sardo, poi c'è un tempio a pozzo ed è forse la cosa più particolare, e poi, giusto per non farci mancare anche un po' di cultura più recente, c'è un villaggio cristiano, infatti c'è anche una chiesa, la chiesa di Santa Cristina, che dà nome a tutto il sito, che prende appunto il nome di sito archeologico. Eccolo qua. Siamo quasi arrivati al sito, manca pochissimo. È vicinissimo al parcheggio, non c'è da camminare praticamente niente. Devo dire che è un posto che, a parte le cicale che fanno un gran frastuono, si respira una energia particolare. Sto per entrare dentro la capanna delle riunioni. Probabilmente qui gli uomini nuragici si riunivano in gruppo e stavano seduti su quelle pietre più basse. E qua ovviamente ci sarà stata una copertura magari in legno, e le pietre sono davvero strane, sembrano pietre vulcaniche. Vedi la cosa strana, sono come sono tagliate queste rocce. Possiamo andare giù? Io penso proprio di sì. Praticamente, allora, questo è il tempio ipogeico. Questa è la scalinata che conduce alla camera ipogeica, dove è presente dell'acqua. La particolarità è che adesso l'acqua ha un livello costante, invece tempi addietro, prima che venissero fatti dei lavori, il livello dell'acqua si abbassava e si innalzava. Anche l'ombra della luna e del sole si riflette solamente in certi periodi ciclici particolari. Il sole in particolare a livello dei due equinozi di primavera e d'autunno riesce a penetrare nella cavità, e si dice che quando uno scende a livello del sest'ultimo gradino inizia a vedere la sua ombra proiettata in parte dell'acqua, e in parte vede una seconda ombra che si riflette al contrario. Questa tagliatela, però mi raccomando. Nei muri della casa. Avviene un effetto che si chiama rifrazione. E invece, per quanto riguarda la luna riesce a penetrare e a riflettersi nell'acqua solamente ogni 18,6 anni. Del tempio anche particolare, perché vista dall'alto, e poi magari ci sarà una sdronata se riusciamo, ha proprio la forma della toppa di una chiave. E quello che colpisce invece, come diceva, è proprio la forma super precisa delle rocce con cui è stato, e dell'ingresso della caverna ipogeica, contando che comunque sono stati fatti 3.000 anni fa, 3.500 anni fa. Cioè, guardate la precisione di questi scalini, è impressionante. Corre l'anno 1023 a.C. ed in occasione delle celebrazioni per il solstizio d'estate, con il tuo clan ti stai recando come ogni anno al Pozzo Sacro. Lungo il tragitto si uniscono molti clan delle zone limitrofe. La gente del tuo villaggio e le altre persone sono impazienti di arrivare, in quanto di lì a poco sarebbero iniziati i festeggiamenti. La voce che corre in giro è che grazie al Pozzo Sacro è possibile determinare con buona approssimazione la prossima eclissi solare. Stando alle predizioni dei guardiani del Pozzo, la prossima eclissi sarebbe avvenuta proprio nei prossimi 3 giorni. L'eccitazione di ogni singolo individuo era al massimo,
Anche i più scettici non vedevano l'ora di dire al mondo di aver ragione. Sicuramente i terapeutisti esistevano anche allora. Tutto intorno si tenevano celebrazioni di ogni genere. Il suono sordo e ritmico delle percussioni di pelle faceva da sottofondo a canti e balli di devozione al sole. Venditori di amuleti, stregoni, bancarelle di ogni forma e genere riempivano l'aria già prurificante di gente. I capi clan coglievano l'occasione di discutere nella capanna delle riunioni. In occasione della festa del sole venivano sospesi per qualche giorno giochi di potere, dissapori e guerre intestine. Tutti, ma proprio tutti, in trepidante attesa di volgere il proprio sguardo verso l'alto con la speranza nel cuore, ma allo stesso tempo il timore di non vedere più il sole apparire. Si sentivano in giro le storie più strampalate, storie tramandate da padre in figlio, da nonno a nipote, storie di demoni e fate. Attribuire un significato materiale ad un'eclissi solare in quei tempi metteva i brividi. Con l'angoscia di non sopravvivere a tale evento, il pozzo dava la possibilità di riconciliarsi con la propria anima. L'uomo scendeva la scala e l'anima dall'aldilà parallelamente proseguiva testa in giù lungo la scala sovrastante per incontrarsi nell'antro del pozzo per riconciliarsi e ricongiungersi. Chissà cosa ne facevano i primitivi. Sì, sono popolazioni non primitive, hanno costruito sta cosa, quindi diciamo che siamo un po' più avanti di tutti. Sta meglio qua sotto comunque. Sì, sì, no, noi ci rimaniamo, facciamo il rito sacro. Adesso andiamo a assaggiare qualcosa di buono che facciamo. No, adesso dobbiamo finire questi sempre a mangiare. Tanto che ah no, è vero, c'era già l'altro. A few moments later. Ti direi, sempre guardando qui, Non c'è posto per te in questo villaggio di Peor. Sarà anche un villaggio cristiano, ma a me sembra di essere in qualche film western. Se faccio partire la musica in sottofondo. Ta-na-na-na. Mi sembra proprio veramente il set cinematografico di un film western. Non c'è posto per te in villaggio di Peone. Questo lo dici tu. Sì, non è che siamo Piero Angelo, dai. Aspetta. Sembrano delle casettine. Qui siamo proprio nel centro del villaggio cristiano, che è molto più recente come costruzione, intorno al 1200. E questa è la chiesa di Santa Cristina. E tutto intorno ci sono queste mini casette. Sembrano tipo delle casette degli gnomi di Biancaneve, più che altro. No, i gnomi di Biancaneve. Vabbè, comunque erano le case dei monaci. Qui senti il rumore dei cavalli che si avvicinano e una sparatoria in lontananza. Sarà, vabbè, speriamo. Questo di è un villaggio, speriamo molto in lontananza. Comunque erano le casupole in cui erano i monaci che abitavano qui, nelle vicinanze della chiesa. E ancora oggi è... Si celebrano due festività in questa piccola chiesetta. E che quali? Una Santa Cristina e l'altra un altro santo. Santa Reparata. Sì, esatto. Santa Cristina, giustamente. Cos'è che stai facendo lì? Michael Jackson. Ecco, guardate così si fa di fronte alla cultura, mio figlio. Ecco, fa il balletto alla Michael Jackson, non è che proprio sia un uguale, ecco, giusto perché era pulito il cappello. No, non è pulito. Ecco, infatti. Era un bello sporco. E adesso ci dirigiamo. Voglio fatelo vedere in campo. Terra praticamente, non più bianco sardo. Comunque, e adesso l'ultima parte del tour si conclude qui, direzione Villaggio Nuragico. Ovviamente deduco che tutte queste rocce che sono depositate qui facevano parte
di qualcosa che poi ovviamente negli anni successivi qualcuno ha pensato bene di trasformare i muretti per fare il divisorio tra i vari agricoltori, penso. E quindi è rimasto poco. Farà fresco dentro, penso. Cioè, la cosa che mi sbalordisce, Ni, guarda queste rocce qua. Queste le avevano posizionate così 3000 e più anni fa. Non avevano le gru anche. Non avevano le gru, non avevano le draghe. Avevano scopi difensivi i nuraghi, erano una sorta di castello a guardia del villaggio. Anche questo è su due piani, magari riusciamo ad andare anche al piano sopra. Non si può, è chiuso. Qui c'è Scricci che dice: ma dove cacchio mi state portando? Ha una forma che assomiglia a quelle delle tombe dei giganti, è molto allungata, larga, più bassa rispetto a nuraghi, e si pensa che risalga non all'epoca della civiltà nuragica, ma più recente, si pensa al periodo dei romani. Sarangela, andiamo, dai. Sarangela, vabbè, non ho studiato abbastanza. Andiamo? Andiamo, sì, un po' io. Signori. Guardate che bel tramonto. Bisogna sempre essere presi bene, sempre. Vabbè, dai. Abbiamo concluso questo mini tour archeologico, almeno per la serata, poi le nostre intenzioni. Che pizza, ma io lo vendo mio figlio, si può vendere un figlio. È una sorpresa. Vabbè. Per questa sera è tutto, dal arrivederci. Dal posto di Santa Cristina, un saluto dagli Allegri Trekking.